Raccontare la storia della scherma in pochi minuti è pressoché impossibile. Basti pensare che l'Accademia della Crusca riporta scherma. Schermire è riparare con arte il colpo che tira il nemico e cercare di offenderlo sempre. L'arte della scherma, appunto. Tale arte si evolve nel corso di più secoli, accompagnata anche dall'evoluzione delle sue armi. La scherma italiana godeva già nel 1200 di grande prestigio fuori dai confini della penisola. Fin dal 1292, infatti, 5 maestri italiani ebbero sale d'armi a Parigi, mentre le prime scuole di scherma sono del 1400. Nel 1536 Achille Marozzo pubblicò un'opera completa su questo sport, divenendo di fatto il padre fondatore della scherma italiana. Insomma, è nel 500 italiano che si gettano le basi della scherma moderna, mentre è del 600 l'invenzione dei fioretti con punta coperta da un bottone per evitare incidenti. L'epoca d'oro, però, è il XIX secolo. Fu infatti nel 1884, presso la Scuola Magistrale Militare di Roma, che gli schermidori si cominciarono ad allenare fino a 9 ore al giorno, anticipando di molto gli attuali sistemi di allenamento. Nel 1909 venne costituita a Roma la Federazione Schermistica Italiana, cambiando nome nel 1933 con Federazione Italiana Scherma, FIS, da allora rimasto invariato. In campo internazionale potremmo anche creare un assioma: non c'è Olimpiade senza scherma. Alle Olimpiadi di Anversa del 1920, Nedo Nadi conquista ben 5 medaglie d'oro, evento che lo ha trasformato in una leggenda assoluta. La storia olimpica degli atleti azzurri è ricchissima di primati. Dalla prima Olimpiade del 1900 a oggi sono ben 125 le medaglie conquistate. Otio si incontra Federica Isola, medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ciao a tutti, mi chiamo Federica Isola, ho 23 anni e pratico scherma e sono bronzo olimpico a Tokyo 2021. Allora, io ho iniziato a fare scherma a 6 anni. Diciamo che è stata una scelta inevitabile perché mio nonno praticava scherma, mio padre praticava scherma e quindi io sono cresciuta qua dentro. Quindi alla fine sono stata portata qua veramente da piccolissima. Ma allora, quello che mi ha colpito subito della scherma è stato il fatto di combattere, il duello, così mi ha sempre emozionato. Allora, la differenza che c'è tra la scherma maschile e quella femminile è soprattutto a livello fisico. Diciamo che i maschi usano molto, cioè la scherma maschile è molto più fisica rispetto a quella femminile. La scherma femminile di adesso ricorda un po' la scherma maschile degli anni 90, che era un po' più tecnica, invece adesso quella maschile è tanto fisica, mentre quella femminile rimane un po' più tecnica. L'impatto fisico sta molto nella velocità, nella potenza dei gesti, tipo l'affondo più è potente, più efficace, ma anche nei riflessi. Noi facciamo tantissimo lavoro solo di riflessi per migliorare questo aspetto qua. Ma la differenza che c'è tra l'individuale e la squadra è, in realtà sono tutti e due abbastanza individuali in realtà. L'individuale ci sei solo tu in pedana e tutto quello che combini o è opera tua o è a casa tua. Nella squadra invece ci aiutiamo a vicenda, nel senso che c'è un equilibrio, noi siamo una squadra adesso che abbiamo vinto tanto perché si è creato un grandissimo equilibrio anche se c'è tanta differenza di età, perché Mara ha 10 anni più di me, così, quindi noi, la squadra è se proprio tutti, cioè tu anche se le cose vanno male ti giri e vedi le tue compagne, l'individuale questo manca. La gara a squadre, funziona grazie alle due capitane, che sono Rossella Fiammingo e Marana Varria, che hanno preso me e Alberta, che eravamo le più giovani, Alberta Santuccio, e che ci hanno accompagnato in questo percorso. Alle Olimpiadi si vedeva proprio che loro due, avendo molta più esperienza, ci hanno proprio accompagnato. Mi ricordo che chiedevo a Rossella cosa fare, come comportarmi, perché ero nel villaggio olimpico, ero talmente emozionata e lei mi aiutava come Mara. Quindi sicuramente si prende sempre spunto da loro e mi danno tantissimi consigli a livello tecnico, ma soprattutto nella gestione della gara, perché avendo così tanta esperienza, avendo vinto così tanto, loro riescono a trasmetterti qualcosa, la sicurezza, la tranquillità. Quindi avere la fiducia anche di atleti così forti dà tanta fiducia.
Ma la mia preparazione alle Olimpiadi è stata dal punto di vista fisico molto simile alle gare di Coppa del Mondo, quindi venivo tutti i giorni, mi allenavo, facevo preparazione, lezione, sempre come faccio di solito. C'è stato un grandissimo lavoro invece dal punto di vista mentale, ho lavorato con il mio mental coach che mi ha seguito anche proprio alle Olimpiadi. E c'è stato un grandissimo lavoro perché io arrivavo alle Olimpiadi come prima esperienza, come la più giovane della delegazione, tutta la delegazione della scherma. E quindi cioè, avevo paura che magari tutte le emozioni, e invece sono riuscita comunque a gestirla bene. Non vedevo l'ora di tirare, di salire in pedana. Ed è stata la gara più bella della mia vita, proprio a livello che ero proprio felice di essere lì. Le altre gare le patisco di più. Le Olimpiadi è stata una gara che avevo preparato talmente bene prima che non vedevo l'ora di farla proprio. Sì, la medaglia alle Olimpiadi a volte ci penso e dico no, non è possibile, e invece c'è, quindi. Ma il cambiamento nella scherma, ci sono state un cambiamento di regole per rendere la scherma meno passiva. Quando io ho iniziato, durante l'assalto, c'era molto studio e quindi magari per 3 minuti non si vedeva niente, non si vedeva un'azione, nulla. Invece adesso hanno creato un regolamento che bisogna per forza fare scherma, se no prendi degli avvertimenti. Addirittura si arriva adesso al cartellino nero, quindi alla squalifica. E questo è stato il cambiamento che io ho vissuto di più. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento così non ci sono stati cambiamenti, il cambiamento che io sto vedendo adesso che sono passata tra gli assoluti è quello fisico, che si è andato un po' a perdere la tecnica e invece sta lavorando tantissimo sulla preparazione fisica, infatti anch'io negli ultimi periodi ho aumentato molto di più le ore di preparazione atletica. Allenerò tutti i giorni e faccio 2 ore di preparazione atletica e 3 ore di scherma più o meno. Il lavoro che mi viene più facile forse appunto l'affondo, il gesto esplosivo, perché sono molto forte fisicamente, ho lavorato tanto dal punto di vista fisico e quindi tutti i gesti di potenza come l'affondo, passante, affondo mi riescono bene gli attacchi. Quello su cui sto lavorando invece è di più la tecnica nelle costruzioni delle botte, perché non sono molto coordinata e quindi tutta la parte tecnica un po' più fine, di precisione in meno, è un po' difficile e ci sto lavorando tanto adesso anche su questo. Questo è l'attrezzo principale, quello che serve di più di tutti. E l'impugnatura anatomica, abbiamo 2 tipi di impugnatura. Una è la francese, che rimane lunga, e con la francese si va a analizzare di più le botte, tipo la mano, di precisione. Mentre con l'anatomica, questa qua, si va più sulle parate, su... così, tipo una pistola. Vabbè, poi questa si chiama coccia, questa è la lama, e alla fine della lama c'è la punta che si schiaccia e tramite ai rulli e agli apparecchi, quando questa viene schiacciata si accende la nostra luce, così per riconoscere che ha toccato. Vabbè, questi sono gli apparecchi. Ops, ok, questo sotto sarebbe il tocco. Sì, quando si accende il rosso ho toccato io, se si accende il verde ha toccato lei, se si accendono tutti e due... Okay. Prova Ele, facciamo così e punti tutti e due. Ok. Allora, vabbè, questo è il volume, questa è spada, questa è sciabola, questo è sciretto e poi abbiamo i tempi e basta. Okay. Tempi sarebbe? È il tempo della luce, quanto rimane acceso. Ah, ok. E quindi vabbè, in realtà sono i punti. Sì, poi l'apparecchio sopra è quello più... più cose, diciamo. C'è il tempo, tieni il tempo, tieni il punteggio, così. Okay. Cioè in gara noi abbiamo quelli lì. Abbiamo la maschera, tutto qua, e poi abbiamo la divisa bianca. Ecco, per esempio, la divisa è una cosa che mi incuriosiva. Deve essere bianca per forza? Sì. C'è proprio un regolamento che... Sì, deve essere bianca. Calzi bianche, tutto il più bianco possibile in realtà. E l'unica cosa che può cambiare sono le Olimpiadi, che ci sono magari delle divise fatte apposta e comunque tendenzialmente sono bianche, cioè è successo una divisa colorata. Sì, le differenze tra le armi sono che il fioretto e la sciabola sono armi convenzionali, ovvero non c'è il doppio. Quindi c'è una regola che ci dice che se escono fuori tutte e due le luci all'apparecchio, si decide tramite l'arbitro ovviamente chi ha ragione e chi ha torto. Tendenzialmente chi attacca ha la ragione,
ma se uno pare risponde, la ragione di chi pare risponde. Quindi dietro il fioretto e la sciabola è molto più complicato da vedere, difficile, cioè anch'io faccio schermo a volte, ho delle difficoltà a capire chi ha preso il punto, no? Mentre invece nella spada, e poi nel fioretto vale solo il busto senza le braccia, e nella sciabola vale il busto con le braccia. Mentre nella spada il doppio vale a punto a tutte e due e vale tutto il corpo, qualsiasi cosa è lecita. Ah, io ho scelto spada perché qua a Vercelli mi ha praticata spada e qua a Vercelli la spada italiana è stata fortissima per tantissimi anni, sono passati tantissimi campioni olimpici che sono riusciti qua dentro, Randazzo, Uga, Cometti, e poi c'è stato un grandissimo maestro con cui ho lavorato quando ero molto piccola, che era ungherese, Gyorgy Kulcsár, che è stato il maestro più forte di tutti i tempi e ha fatto veramente tantissimi campioni, e ho avuto l'onore di lavorare con lui quando ero piccola però. Tipo fa battere la flash che ha toccato, non succede niente. Se lei esce e non c'è scoccata, chi esce va un metro indietro, e però non c'è un avvertimento. Gli avvertimenti sono se c'è un corpo a corpo. Cioè se noi ci andiamo addosso e ci tocchiamo, chi va addosso all'altro prende il giallo. Ok. E invece se arretri troppo? Se arretri troppo c'è il fine pedana, che in questo caso è questa linea qua rossa, e se lei esce è il punto mio. Cioè se tu entri in quella linea, sì, lì... Perché ti ho spinto veramente troppo indietro. Sì. Ma l'età giusta per iniziare scherma penso che sia comunque tra i 6-7 anni, perché c'è tanto lavoro tecnico che è giusto fare quando si è piccolini. Ma il mio consiglio che posso dare quando si è piccoli è, prima di tutto, se c'è la passione, è divertirsi, perché è giusto che comunque un bambino si diverta. E poi il lavoro, il gioco, cioè comunque lo sport è un gioco, soprattutto sia a livello dei bambini, quindi è giusto giocare, è giusto divertirsi, è giusto comunque lavorare e impegnarsi, e penso che il lavoro, l'impegno e l'umiltà poi ripagherà sempre, quindi in una fase iniziale sicuramente ci deve essere passione, divertimento, gioco e tutto, poi man mano che si cresce, si diventa magari una cosa più seria, allora c'è il lavoro, la determinazione e l'umiltà. Ma il mio rapporto col mondo del calcio è che tante volte mentre loro giocano io mi alleno qua, quindi seguo le partite e mi tengono compagnia così. No, io ho sempre seguito la Pro Vercelli, mi piace, vado allo stadio, la tifo, e comunque mi alleno anche nello stadio di là, quindi sì, qualche volta vado, quando non ci sono loro mi alleno anche nel campo da calcio, faccio qualche lavoro lì. Quindi... Ma non gioco a calcio? No. Mai giocato a calcio? No. L'amore è la mia spada. La bontà la mia armatura e l'umorismo il mio scudo. Anonimo.